dei gas serra abbiamo un bisogno fondamentale. Se non ci fossero i gas serra, non ci sarebbe vita sul pianeta. Quindi a noi serve che ci siano dei gas serra intorno al pianeta, ma non ce ne devono essere né troppi né troppo pochi, perché se ce ne sono troppi il pianeta si surriscalda, se ce ne sono troppo pochi il pianeta si raffredda. Per cui noi abbiamo bisogno del giusto equilibrio tra la quantità di gas serra che serve per la vita del pianeta e appunto le produzioni naturali umane di gas serra. Il problema è che in questi ultimi 150 anni ne abbiamo prodotto troppo. Siamo andati al di là di quello che era la quantità di gas serra che per milioni di anni ha garantito la vita delle specie animali, delle specie umane sul pianeta Terra. E qual è la quantità giusta? La quantità giusta dipende appunto da un equilibrio tra quanto viene immesso in atmosfera e quanto viene assorbito dagli oceani e dalle foreste. L'esempio della vasca da bagno può essere utile per capire. Nella vasca da bagno c'è un rubinetto che porta l'acqua e poi c'è un tappo che quell'acqua la fa uscire. Se l'acqua che entra dal rubinetto è superiore a quella che esce dal tappo che sta sul fondo della vasca, la vasca si riempie. Se invece l'acqua che entra è inferiore, la vasca rimane vuota. Allora, noi ogni anno immettiamo circa 7 miliardi di tonnellate di gas serra in atmosfera e ne assorbiamo naturalmente, le foreste e gli oceani ne assorbono naturalmente circa 3. Quello che possiamo fare per il momento è ridurre quello che buttiamo dentro, no? Chiudere un pochino il rubinetto e ridurre quello che buttiamo dentro. Se riuscissimo a fare almeno quello, riusciremo a mitigare il problema.